Buongiorno e bentrovati con la rassegna stampa di Sardegna Live. Leggiamo insieme i titoli principali dei maggiori quotidiani regionali e nazionali che oggi venerdì 8 maggio 2015 troviamo in edicola. E partiamo dall'Unione Sarda, che titola La solitudine delle vittime, abusi, sconcerto in paese dopo l'arresto di Don Pascal, Villamar, i parenti, mandavamo i bimbi in chiesa perché avevamo fiducia. La parrocchia era la sua seconda casa e avevamo fiducia. Poi nostro figlio è diventato intrattabile e solitario. Al pensiero delle cose che quella persona ha fatto a quei ragazzi mi viene da vomitare. Parla il padre di una delle giovani vittime di Don Pascal Manca, l'ex parroco di Mandas e Villamar, accusato di violenza sessuale aggravata. I due paesi sono sotto shock. Il sacerdote domani verrà interrogato in carcere a Utah. L'arcivescovo e il trasferimento, un'altra vicenda. Monsignor Miglio respinge l'ipotesi di una chiesa locale che copre i soprusi. Quando trasferì Don Pascal da Mandas a Villamar, nessuno aveva mai parlato di abusi decisi a seguito di un dissidio tra parroco e diacono per questioni economiche. Niente interrogatorio per Maninchè, da fondi e gruppi la procura lo ha dispensato, si va verso l'archiviazione. I 210 profughi sulla gasiera, 195 chiusa, disagi e polemiche. Ed ecco la fotonotizia proprio del traffico bloccato sulla 195. I Bin Laden a Capriccioli, la famiglia di Osama nell'isola. Ed ecco la fotonotizia, i congiunti di Bin Laden fotografati a Olbia. E ancora taglio basso, Cagliari, 60 monumenti aperti domani e domenica. Cagliari mette in mostra i suoi tesori con la 19ª edizione di monumenti aperti. Dalle 9 alle 20 si potranno visitare 60 edifici storici. È sempre a Cagliari un lavoro per i ragazzi autistici e poi stipendi tagliati per i portieri della regione. A Carbonia, addio ad Aria, nel Sulcis resta il deserto. La prima pagina della Nuova Sardegna, soccorsi in mare, altri 210 migranti arrivati a Cagliari su una nave gasiera, ora saranno distribuiti nell'isola 53 a Valle Doria. Sassari Olbia, costi boom sospetto, rincari sui lavori fino all'811% nell'8.0 e del 345% nell'8.8 per un'opera da 930 milioni di euro. La regione non ci sta e chiede spiegazioni all'ANAS, al Ministero e all'Authority anticorruzione. A centropagina, dopo Fiumicino, rogo a Olbia, allarme allo scalo Gallurese, incendio al settore bagagli, nessun ferito. Taglio basso, Abbanoa contro i super morosi, da oggi rende note le liste dei maxi debitori, poi lo slaccio nella blacklist chi ha 10 bollette arretrate. Parla Cucurellu, la Juventus non farà regali al Cagliari. Questo sabato alle 18 ci sarà appunto Cagliari. Juventus, punti importantissimi per il rosso-blu. Nelle cronache sassaresi, ragioniere di Sorso, documenti falsi per immigrati, arrestato. Il traffico e i semafori non funzionano, la città va in tilt e poi Auzieri, manca il sangue, rinviati tutti gli interventi. Passiamo ora ai quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, aboliti i vitalizi ai condannati, vertice Renzi Padoan sulle pensioni dopo la consulta. E il tesoro tratta con l'Unione Europea. Il governo via libera per le pene sopra i 2 anni, esclusi i reati meno gravi. Grillo, è una farsa. Voto in Gran Bretagna, Cameron in testa, delusione dei laburisti. E poi taglio basso, un rogo blocca Fiumicino, voli nel caos, all'origine dell'incendio un cortocircuito, oggi lo scalo sarà operativo solo a metà. Alfano e i profughi, farli lavorare gratis ed è polemica. La Repubblica, pensioni, il buco sale a 19 miliardi, il piano del governo, rimborso totale fino a 1.500 euro, tetto di spesa di 4 miliardi, il Senato cancella i vitalizi dei condannati, Movimento 5 Stelle, Forza Italia non votano. Diamo un'occhiata anche alla prima pagina della stampa, Gran Bretagna, sorpresa vince Cameron. Per gli exit poll, i conservatori a 316 seggi, niente testa a testa, calano i laburisti. In Scozia trionfo indipendentista in quasi tutti i collegi. Stop al vitalizio per i condannati, pensioni, allarme arretrati, la sentenza
pesa 11 miliardi sui conti 2015, niente assegno agli ex parlamentari che hanno commesso reati con pene sopra i 2 anni. Il giornale: Alfano vuole gli immi gratis, la trovata di Angelino, porte aperte ai migranti ma lavorino senza stipendio, nuovo schiavismo titola il giornale. Berlusconi torna a parlare, il centrodestra deve essere unito. E poi il voto in Gran Bretagna, l'incertezza inglese è meglio della stabilità italiana. Altro che tipisti, ecco le prove della polizia, i black bloc sono terroristi. Taglio alto, fisco esoso, guida per pagare meno tasse, figli e badanti, mutui e ristrutturazioni, ecco come risparmiare con la dichiarazione dei redditi. Libero, non usate quel modulo, c'è una trappola nel 730, Renzi ci aveva raccontato che la dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle Entrate avrebbe messo i cittadini al riparo dagli accertamenti, invece si scopre che è zeppa di errori e che il contribuente è chiamato a rispondere in prima persona. Grasso e Boldrini pagano 222.000 euro al Cavaliere, di libera farsa sullo stop ai vitalizi per i parlamentari condannati. E ancora, il Fatto Quotidiano, scusi Renzi, le conosce Attilio Calibro 12? Ma la fronte, il cosentiniano in lista con De Luca, è stato arrestato a gennaio per un traffico di tombe al cimitero di Pompei, in casa aveva fucili e cartucce. Saviano, lo scrittore, in campagna Gomorra e nel PD, Cantone è soltanto un'operazione di facciata, l'antimafia non è una priorità dell'esecutivo. Concludiamo con le notizie sportive. Calciomercato, asta Dybala, titola la Gazzetta dello Sport, Juve avanti ma irrompe Berlusconi e l'Inter c'è in treccio di mercato, torna l'attaccante del Palermo, Marotta è arrivato a offrire 30 milioni, Tuir è a 28, Zamparini chiamato ad Arcore da Silvio. E intanto Europa League, Napoli 1-1, irregolare furia De Laurentiis, Platini se ne vada. Crollo Fiorentina, sprechi e blackout, il Siviglia fa 3-0, niente finale, tutta italiana, Benitez può ancora farcela. Questa era l'ultima notizia di oggi, noi ci vediamo domani con un nuovo appuntamento con la rassegna stampa di Sardegna Live, grazie a tutti e buona giornata.